prima giornata del campionato di hockey su pista per quanto riguarda il campionato numero 100, perciò si manovra in fascia destra, Gil cambia dall'altra parte per il Luzzi, accelerazione, si ferma, carica il tiro, il missile, gol! Ed è Domenico Illuzzi che dopo 52 secondi segna la prima rete ufficiale del rossoblù. Ancora il tentativo, poi finisce a terra l'avversario, c'è il fallo e viene concesso il cartellino blu a Ambrosio. Ricordo che qualora il portierone Riccardo Gnata parasse il tiro, il Forte dei Marmi sarà costretto a giocare per due minuti in inferiorità numerica. Ci prova Galimberti, porta a sfera, va alla conclusione, gliela ferma in un primo momento, poi l'arbitro fa ripetere la punizione. In un primo momento sembrava avesse assegnato il fallo al Forte dei Marmi. Tutto pronto, Galimberti contro Gnata ancora, il tiro, la parata di Riccardo Gnata, passa la sfera e dunque c'è il pari. Perfetta, ma anche in questa occasione la sfera finisce fuori di un soffio, poi c'è il blocco. Sergi Tornè, blocco irregolare, l'arbitro assegna il rigore al rosso Lumac. Eric Torner contro Fongaro. Tutto pronto, il tiro, la parata, si ferma lì, la riprende Tornè. Ancora Torner, il tentativo, ancora il portiere, poi c'è l'ingaggio. Gual, possesso di sfera per Gual, il tiro, al gol, Ambrosio! È lui il falco d'area! 50 centimetri fuori dall'area di rigore, 3 in barriera e 1 in porta. Tutto pronto. Ci prova il tentativo, al gol! È stato un capolavoro tattico, portare via sfera, no? Con un po' di fortuna la porta in avanti, Enric supera due avversari, al momento del tiro però è fermata, attenzione Elia Cinquini, la conclusione smorzata, niente da fare, poi finisce a terra, c'è il decimo fallo a carico del rossoblù. Tamuro Indegui contro Riccardo Gnata, vediamo se il capitano riuscirà a salvare la porta. Tamuro Indegui, Riccardo Gnata, capitano Gnata, poi rimbalzo, ma la sfera è altissima, la stecca altrettanto, l'arbitro dice che è gol. Gil per Illuzzi, 7 secondi, la finiamo là in avanti, la pallina è per Cinquini, la mette all'indietro, è finita, Forte dei Marmi vince 3-2 contro un coriaceo Monza alla fine di una gara che avrebbe meritato almeno il doppio cifra per quanto riguarda le reti rossoblù. Un po' la sfortuna, 4 sono i pali del rossoblù, un po' la bravura di Fongaro, grande butto nella massima serie per lui, un po' l'imprecisione e la mancanza di cinismo sotto porta.